Attenzione al mal di schiena, avvertimento per tutti, quelli molto sportivi, quelli meno sportivi, ma anche per quelli per nulla sportivi, perché la lombalgia è il mal di schiena che colpisce più frequentemente un individuo nel corso della vita, il 40% oltre i 25 anni, ed è una delle ragioni più comuni per cui i pazienti richiedono cure mediche. Anche atleti e sportivi in genere non sono esenti da dolori alla schiena, spesso determinati proprio dal tipo di attività sportiva svolta. La lombalgia rappresenta infatti più del 10-15% di tutte le lesioni sportive che occorrono a livello agonistico. Qui vedete anche una delle altre cause che fa venire mal di schiena, quella degli zainetti troppo pesanti per i ragazzini. Qualcun altro pensa che è il contrario, qualcuno dice che non esiste uno sport che fa bene la schiena, qualche altro il contrario. Quando inizia il mal di schiena, come cosa lo scatena? In quali sport in particolare? Con quali gesti? E quando e perché insorge anche nei bambini e nei ragazzi? E perché è importante la visita medica specialistica? Cosa è? Perché è importante la cosiddetta core stability, l'equilibrio ottimale tra parte superiore e parte inferiore del corpo? E con quali esercizi si consegue sia per i grandi che per i piccoli? Tutti interrogativi che ci fanno dire che se è vero che gli sport fanno bene al nostro corpo e in fondo anche alla nostra schiena, è anche vero che in alcuni sport ci sono dei gesti che rischiano di diventare complici del mal di schiena, della lombalgia, se non si è fisicamente ben preparati. Ad esempio, se si pratica il golf, il tennis o il rugby, o lo sci, rischioso, insomma, lanciarsi in uno di questi sport se non si è a posto fisicamente. Rivediamo alcuni passaggi di una intervista che va sempre molto forte su YouTube con il fisiatra Francesco Forte. Io comincerei col dire che in ogni caso fare un'attività sportiva fa bene al mal di schiena, a chi Certo, soffre di mal di schiena. quindi Perché ormai l'inverso è di quello che stato si dice. visto che chi pratica un'attività sportiva soffre meno di mal di schiena rispetto a chi non la pratica. Ah, mi piace infatti sempre ripetere una frase che poi ritroviamo in calce alla mia mail, una frase del padre della medicina, di Ippocrate, che diceva: se riuscissimo a trovare la giusta dose di nutrimento e di esercizio fisico da somministrare ad una persona, avremmo trovato la strada per la salute. Quindi già 400 anni prima di Cristo lui poneva l'attenzione sia sulla nutrizione che sull'attività fisica. Ma a volte l'attività fisica, se fatta in maniera sbagliata, e alcuni tipi di attività fisiche possono essere molto dannosi per la colonna vertebrale. In questa immagine stiamo vedendo il gesto dello swing del golf. Questo Il golf è è il uno sport a me molto caro, che ho iniziato a praticare da un po' di tempo, e al contrario di quel che si pensa, non è affatto un'attività riposante o facile, facile da insomma, effettuare. Il gesto dello swing, che è quello con cui si colpisce la pallina, è un gesto incentrato essenzialmente in rotazioni forzate associate poi ad un'iperestensione, che generalmente è un tipo di movimento che determina una sollecitazione abnorme della colonna vertebrale. Pensiamo che durante una gara a 18 buche il golfista compie centinaia e centinaia di movimenti per prendere la pallina, perché poi ci sono anche le prove che va a fare. Per cui è importante avere un'adeguata preparazione, come vedremo più avanti, di determinati gruppi muscolari e soprattutto avere una certa flessibilità. In ogni caso, poi è importante la posizione, quindi la conoscenza del gesto tecnico che si va a compiere, perché lì sta la difficoltà. La posizione delle gambe, La dei posizione piedi. delle gambe, i piedi devono essere ben centrati a terra e il baricentro deve essere al centro tra i due piedi. Un altro sport spesso incriminato di determinare patologie a carico della colonna vertebrale è il tennis, anche se è uno sport molto bello. Un tempo si riteneva che fosse anche responsabile di patologie a carico della colonna vertebrale nei bambini, come la scoliosi, ma è stato visto che non è così, come tutti gli altri sport asimmetrici. Mentre i tennisti professionisti, chi pratica tennis a un certo livello, purtroppo soffre spesso di mal di schiena. Ne è un esempio lo stesso Nadal, che ha sofferto molte volte, purtroppo è rimasto lontano dai campi per problemi non solo di epicondilite, di gomito del tennista, ma anche per problematiche alla colonna vertebrale. Anche qui la schiena è molto Sì, sollecitata. perché il gesto principale del tennis, a parte il dritto, per esempio nella battuta che viene provata molte volte, si ha un'iperestensione accompagnata da un'iperflessione forzata ed una rotazione forzata. Sono tutti movimenti che determinano quindi delle rotazioni, la colonna vertebrale si comporta come un perno e quindi tutte le strutture che la compongono vanno in sofferenza, a partire dai dischi intervertebrali e terminando poi con le articolari posteriori. Un altro sport molto traumatico, ma molto bello a mio avviso, che in Italia si sta diffondendo sempre di più, il rugby, che
generalmente il meccanismo lesivo è diverso, è legato soprattutto a un contatto fisico, quindi sì. Anche quando si viene placcati, quando si viene placcati, quando sì, generalmente diciamo che il contatto fisico nel rugby e nel football americano è diciamo un po' l'essenza di questo tipo di sport, che a mio avviso è uno sport, nonostante sembra essere violento, è uno sport però molto nobile a dispetto di altre discipline sportive molto più conosciute. Qui c'è uno scontro terribile. E in seguito a questi scontri è frequente che si manifestino delle lesioni anche ossee a carico della colonna vertebrale. Tra l'altro la colonna vertebrale di un rugbista o di un futbolista va incontro più frequentemente rispetto ad altri a fenomeni degenerativi. Meno sono gli interessamenti a carico del disco intervertebrale, quindi fondamentalmente ernie discali e protrusioni discali. È chiaro che in questi tipi di sport vengono interessate anche altre articolazioni, vengono traumatizzate, in particolar modo il ginocchio sì. E la caviglia. Sì. Ma dove ci sono, si fanno esercizi di preparazione? Sì, è chiaro che è fondamentale è la preparazione fisica prima di affrontare una qualsiasi disciplina. Abbiamo detto che bisogna innanzitutto conoscere il gesto atletico e poi bisogna prepararsi a un tipo di attività. Sì. Perché poi le nostre strutture anatomiche vanno in sofferenza quando non sono pronte e quando non conoscono quel tipo di movimento che fondamentalmente non abbiamo mai fatto. Quindi è fondamentale fare una serie di esercizi cosiddetti propriocettivi, spesso vengono fatti su delle tavolette instabili, su superfici instabili, che fanno sì che si vada un po' a ripetere il gesto tecnico che poi lo sportivo andrà a effettuare in campo. Sì. Così come ad esempio nel golf è importante che il golfista infortunato esegua il gesto dello swing più volte, anche in palestra, proprio come esercizio, in modo da immagazzinare a livello della corteccia cerebrale quel tipo di movimento. E la stessa cosa può avvenire nello sci. Molto utilizzate sono delle tavolette instabili, come abbiamo detto, delle tavolette propriocettive, e un po' tutte le nazionali di sci fanno un'ora di questo tipo di esercizi propriocettivi e poi tutto il resto degli esercizi. Qui sempre ginocchia e schiena. Ginocchia e schiena. Diciamo, se vogliamo parlare un po' degli sport invernali, anch'essi molto belli, sci, snowboard, sono delle discipline che per il fatto delle vibrazioni costanti che è sottoposta alla colonna e per i balzi e i salti che spesso si hanno, specialmente in chi pratica questo tipo di attività, la colonna vertebrale può andare in sofferenza e in questo caso le patologie più frequenti sono a carico del disco intervertebrale, discopatie, protrusioni, fino ad arrivare ad ernie discali vere e proprie. Sì. Ecco, quindi come avete sentito, la lombalgia e il mal di schiena, come abbiamo sentito, può insorgere per un gesto sportivo al quale non si è fisicamente adeguatamente preparati, ma può avere anche altre origini. Ad esempio può dipendere dalla postura. La postura è quella posizione del nostro corpo in piedi o seduti al lavoro oppure anche nelle attività sportive, è molto importante per prevenire i dolori reumatici. E sulla importanza della postura sentiamo ancora Francesco Forte. Noi dobbiamo insegnare ai nostri pazienti come muovere il proprio corpo nello spazio, come saper orientare il corpo nello spazio, che se non siamo in grado di farlo non saremo in grado di effettuare nessuna attività sportiva. Fondamentalmente quando poi ci troviamo di fronte ad un paziente che pratica un'attività sportiva e che soffre di mal di schiena, noi possiamo trovarci in due situazioni: un paziente che non ha delle anomalie posturali e quindi il problema è legato solo a un sovraccarico, e un paziente che ha già delle problematiche intrinseche, quindi una scoliosi, un dorso curvo, una dismetria del bacino legata, casomai un'eterometria, legata a una differenza di lunghezza degli arti inferiori, e a volte anche pochi millimetri di differenza di lunghezza possono essere responsabili di una sintomatologia dolorosa costante. La postura è una cosa che noi trascuriamo, è vero? Sì. Cioè, torna sempre a... Perché fondamentalmente è il fondamento del trattamento del mal di schiena. Qui nelle immagini stiamo vedendo una serie di esercizetti, una serie di cose che un operatore sta facendo vedere ai bambini, perché è importante
Ecco, questa è una posizione sbagliata, questa, cioè un po'... Sì, perché fondamentalmente viene persa la lordosi lombare e viene accentuata la cifosi dorsale. Sì. È chiaro che per un bambino che si trova a scuola mantenere una posizione corretta per 5 ore di seguito è un'impresa. È piuttosto improbabile. Sì. Ma fare un po' di educazione posturale anche nelle scuole sarebbe una cosa importante, una cosa che noi spesso abbiamo fatto, e soprattutto fare anche un'attività di prevenzione e di screening nell'individuare i soggetti a rischio per patologie della colonna vertebrale. Quindi fare attenzione alla postura e come dire, ci fa stare meglio. Certo, non è comodo, perché è più comodo assumere posizioni scorrette. È chiaro, a tutti piace buttarsi sul divano in una certa posizione. Sì, certo. I nostri figli sono sempre con un telefonino, con un iPad piegati in avanti. Non ne parliamo. Sì, certo. Per questo il nostro obiettivo deve essere quello di aumentare, di invogliare soprattutto i più giovani a praticare attività sportive, qualsiasi attività sportiva. A mio avviso, spesso le mamme dei bambini che vengono a far visita per problematiche di scoliosi mi chiedono quale sia l'attività sportiva più utile da fare. Io rispondo semplicemente che possono fare qualsiasi tipo di attività sportiva nella maggior parte dei casi. L'importante è che la facciano. Sì. È chiaro che ci sono alcune limitazioni in alcuni casi. Anche correre, nel correre occorre, è importante la postura. Certo, perché questa è una cosa che dovrebbe essere insegnata nei bambini nelle scuole, che viene fatta quindi nelle ore di educazione. Alzare le braccia aiuta, è vero, a mantenere la colonna più dritta, ma soprattutto va insegnato ai ragazzi quando si corre che esistono dei movimenti accompagnatori, oscillatori delle braccia. Le braccia non devono essere lasciate a penzoloni, perché in quel modo andiamo ad aiutare il gesto sportivo della corsa, che tra l'altro è un'attività molto, molto praticata, molto semplice da praticare, e che non è vero poi tra l'altro che la corsa provoca il mal di schiena, questo stiamo visto che stiamo parlando di... E chiudiamo questo nostro revival, la riproposizione di questo tema che stiamo riattualizzando in diretta, con la core stability, letteralmente la stabilità del centro, quella parte tra il torso superiore e quello inferiore del nostro corpo, che è il segmento strategico del corpo, quello che va tenuto in forma con appositi esercizi per fare poi al meglio tutti gli sport. Il gruppo della core stability comprende spalle, pettorali, addominali, qui vedete degli esercizi di un atleta, insomma, non tanto facili, però si possono fare. La core stability mira a raggiungere l'obiettivo di forza e stabilità di tutto il corpo, ma in particolare della muscolatura del core, cioè pancia, fianchi, lombi. Con gli esercizi della core stability si allena tutto il muscolo addominale, gli obliqui interni e esterni, il retto addominale, il trasverso addominale e inoltre il pavimento pelvico. Con l'allenamento si ottiene un controllo ottimale su questa fascia del corpo e il benessere di tutta la muscolatura. E come dicevamo, allenare la core stability è utile per tutti gli sport. Sulla importanza appunto di questa core stability sentiamo ancora in quest'ultimo segmento il dottor Forte. E la core stability è un'attività molto molto importante, molto utile. Che cosa si intende innanzitutto per core? È una parola che nasce nei paesi anglosassoni. Sì. Il core si definisce quel cilindro che si trova, un cilindro fatto di muscoli ovviamente, che si trova tra il torace e il bacino. Fondamentalmente è formato da una parete anteriore fatta da tutti i muscoli addominali, non solo il retto addominale ma i trasversi, gli obliqui, dai muscoli posteriori della colonna vertebrale, quindi il multifido, l'erettore della colonna, e poi dal pavimento pelvico in basso e dal diaframma sopra. E sono quei gruppi muscolari che garantiscono la stabilità del nostro baricentro. E quindi è stato visto, ormai è scientificamente approvato, che una debolezza di questi gruppi muscolari aumenta gli infortuni non solo alla colonna vertebrale ma anche agli arti inferiori. Non sono esercizi semplici, sono esercizi molto complessi, perché si deve creare un'attivazione sinergica di tutti questi gruppi muscolari. Sembrano semplici ma sono molto molto complessi e non vanno fatti ovviamente in una fase acuta, in una fase iniziale. Hanno grossa importanza nella prevenzione del mal di schiena ma anche nella cura in una seconda fase. In realtà questo tipo di esercizi dovrebbero essere inseriti in tutti i programmi di attività sportiva, di tutte le attività sportive. Sì, quindi calcio. Fondamentalmente la maggior parte delle pubalgie del calciatore sono legate al fatto che non vengono fatti questo tipo di esercizi, ad una debolezza dei muscoli del core. Sì. Tra l'altro, per chi volesse cimentarsi, è chiaro che vanno sempre fatti sotto la guida di un personale sanitario o di un laureato in scienze motorie, ma
per chi non ha il tempo di andare in palestra, chi non ha il tempo di andare in un centro riabilitativo, è facile scaricare delle app sul proprio smartphone nelle quali potrebbe iniziare a fare gli esercizi base di Core Stability. Sì, ma meglio se magari si imparano meglio con un operatore e poi si ripetono a casa. Si ripetono a casa. Sì, sì. Ecco, qui vediamo esercizi difficili, insomma. Sì, perché si parte con l'appoggio di tutti gli arti, dopodiché si va, si può sollevare un arto inferiore, un arto superiore, e la difficoltà aumenta. Aumenta la difficoltà, aumenta l'intensità, può aumentare il tempo e la durata della posizione che si fa mantenere. Sono tutti esercizi che vengono fatti assolutamente senza macchinari. Generalmente possono essere utilizzate le Swiss ball, quei palloni, quelle palle che spesso ritroviamo nelle palestre, o eventualmente tavolette basculanti, sì. Ma essenzialmente sono esercizi a corpo libero. Sì. Ecco, qui siamo di fronte ad un atleta, ecco, non intendiamo fare le stesse cose, però... No, però, voglio dire, cominciando da quelli col tempo, col tempo i risultati si vedono, sì. E voglio dire, si può arrivare a fare tranquillamente questo tipo di esercizi. Sì. Ovviamente sempre con moderazione, perché chi casomai soffre di ernia del disco in una prima fase dovrà stare molto attento, sì. Perché fare questo tipo di attività, se viene fatta male, può essere anche molto dannosa. Sì.